Le mamme, mi diceva un giovane, che è un professionista tra l'altro, è un uomo abbastanza giovane, e mi diceva, le mamme dovrebbero ripensare al loro ruolo, alla loro funzione, dovrebbero riprendere un po' le redini di quella che è la femminilità nella famiglia, di quello che è lo spazio educativo che va portato avanti nella casa. Non so voi che ne pensate a questo riguardo. Sta di fatto che molte di queste considerazioni sono veritiere. Non è tutto e in assoluto vero, perché anche oggi noi abbiamo delle mamme che si dividono in quattro per dare spazio alla casa, per coltivare l'educazione dei figli, per coltivare la loro bellezza e anche la loro professionalità, e che fanno tanti sacrifici per fare tutto questo. Molte altre invece non lo sono. Un altro punto della riflessione che mi preoccupa e che offro appunto alle vostre considerazioni è il fatto che noi andiamo incontro a una società che diventa sempre più violenta, e questa violenza comincia a manifestarsi quando i bambini sono ancora piccoli. Nelle scuole tante volte i docenti lamentano questa mancata educazione familiare che si trasforma in comportamenti di prevaricazione. Una mamma mi diceva ieri, dice, se oggi io sono preoccupata, mi diceva, per mio figlio quando arriverà alla scuola media, perché ho paura che se non sarà un piccolo boom sarà maltrattato e mortificato dai suoi compagni, perché se non saprà difendersi, se non saprà difendere il suo esserci anche in quell'ambito scolastico, io non so che cosa potrà accadergli. E mi chiedeva, tu che dici? Il mio consiglio è stato questo: attenzione, ho detto, cerca di educare tuo figlio che oggi frequenta la seconda classe della scuola primaria, ho detto, cerca di educare tuo figlio a quei valori che stanno scomparendo. Attenzione, cerca di educare tuo figlio al dialogo con te. Educano a comunicarti tutte le sue sensazioni, le sue emozioni, i suoi stati d'animo, ciò che sono anche le sue paure. Non aver paura di ascoltarlo, cerca di occupare al meglio il tuo tempo e i tuoi spazi di mamma per sapere queste cose del tuo figlio. E vedrai che un giorno sicuramente avrà queste difficoltà, ma attraverso il colloquio con te potrà trasferirti tutte le sue paure, tutte le sue ansie, tutte le sue angosce, e qualcosa potrebbe andare meglio. E poi questa donna mi diceva, ma non sarebbe opportuno che noi donne cambiassimo stile e comportamenti? Beh, ho detto, tu sei giovane, hai 28 anni, quindi credo che ciò che tu dici è molto significativo. E in che modo però fare tutto questo? Abbiamo degli spazi notevoli che ci vengono offerte anche da queste nostre organizzazioni associative. Non è che la conferenza che questa sera è tutto ciò che questa sera noi cerchiamo di dirvi e di discutere con voi è qualcosa che nasce a caso. La dottoressa diceva prima, noi abbiamo lavorato, abbiamo pensato, abbiamo immaginato di utilizzare una giornata come quella della festa della donna che possa essere vissuta e interpretata nella maniera migliore. Ed ecco che vi viene offerto un servizio. Sono servizi questi, sono servizi di riflessione, sono servizi di ragionamento. Io ho un'altra delle mie paure appunto, che mi prende, è che spesso noi diventiamo donne pensate e non pensanti, cioè deneghiamo a maschio la capacità del ragionamento, ci fermiamo le nostre piccole intuizioni, ci crogioniamo nel nostro intuire, ma non arriviamo a quella riflessione profonda che poi ci fa trovare la strada della risoluzione. Intuire è una grande prerogativa femminile, nessuno può negarlo, però all'intuizione dovrebbe seguire questo ragionamento. Sì, vabbè, ho intuito che questo è il problema, adesso che faccio per risolverlo? Insieme, signori e signore, si risolvono meglio le cose. Ho paura di una donna che continua a non dover comunicare. Le nostre associazioni dovrebbero essere ricche di donne,
non di donne che frequentano tanto per fare una festa o mangiarsi una pizza una sera. Quindi sono così importanti per stare insieme. Ma da quel momento di convivialità, di gioia, di serenità, di liberazione anche dalle nostre preoccupazioni, dovrebbe nascere poi una riflessione: perché un'associazione fa questo? Perché un'associazione ci offre questi spazi di vita comune? Servono a qualcosa probabilmente, servono a riflettere, servono a mettere insieme le nostre idee. Che ce ne facciamo di donne che sanno soltanto dedicarsi al pettegolezzo, di donne che amano il gossip più che il ragionamento concreto, di donne che non pensano in che modo risolvere i problemi sociali? Le nostre associazioni, la Fidata, anche le altre di cui io faccio parte, lavorano soprattutto a questo, cioè a creare degli spazi in cui ognuno possa portare le proprie idee. La forza delle idee è quella che poi travolge la società. Se noi siamo donne che si lasciano pensare dagli altri, gli altri ci manipolano come vogliono. E se questo non vale per noi che siamo troppo grandi e che già abbiamo fatto il nostro percorso, che già siamo arrivati a delle conquiste valide, però immaginate tutte quelle che io vedo anche dietro, che sono giovani, che hanno ancora degli spazi da conquistare e che sentono che questi spazi si restringono, che un uomo vuole riconquistare i suoi diritti e vuole ridurre quelli della donna. Sì, è vero che c'è una crisi. Allora abbiamo bisogno di donne che, pensando, si pongono anche dei problemi di come, di quali contributi si possono portare per migliorare questa situazione. Stando insieme qualcosa può uscire. Sicuramente non avremo una forza e un'incisività di coloro che ci governano, ma niente ci toglie di far parte di questi gruppi di questi aspetti della vita politica, che sono aspetti di partecipazione. Lavorare in politica significa anche partecipare, significa anche studiare le realtà nelle quali viviamo e vedere in che modo possiamo cambiare le situazioni. Molte volte noi donne non abbiamo il coraggio di alzarci, di parlare, di dire in pubblico ciò che pensiamo, e lasciamo che gli altri lo facciano. Temiamo che le nostre idee non siano valide, non siano degne di attenzione. Ma chi l'ha detto? Cominciamo a vedere, cominciamo a porne sul tavolo e vediamo insieme come possono essere utilizzate. È pericoloso continuare ad essere, non mi piace la parola, però la dico lo stesso, donne o che giunive, felici e soddisfatte nelle loro piccole cose, nel loro piccolo spazio di casa, felici e soddisfatte se hanno comprato 3 quadri in più, se hanno cambiato i mobili, se si sono rifatti i capelli 2 volte alla settimana, se hanno chiacchierato con un'amica, e poi invece incuranti di quelle che sono le problematiche, che poi scoppiano in casa, che poi scoppiano nel territorio in cui viviamo, che poi scoppiano in tutta quanta la società. Le persone attente, persone attive, donne non sedute vorrei dirvi, ma donne in piedi, donne capaci di capire in che modo il loro contributo può essere importante. Occorre ridare spazio, forse, alla nostra intelligenza e anche alla nostra creatività. Ciò che sappiamo fare noi donne, difficilmente un uomo riesce a farlo. Ciò che riusciamo a fare noi donne, difficilmente un uomo riesce a capirlo in toto. Però se il nostro lavoro, il nostro impegno sociale, se quello che noi facciamo viene fatto veramente con serenità, con lungimiranza, con quel tono moderato che fa piacere alla società, lentamente anche un uomo rimane conquistato dai nostri contributi. Voi vedete che cosa accade anche in ambito politico: non si riesce più a sentire nessuno perché uno vuole prevaricare su un altro. Ma di volta lo facciamo pure noi donne, scimmiottando diventiamo donne incapaci di un discorso sereno, ci lasciamo andare all'ira, alla rabbia,